Buongiorno a tutti, riprendiamo le nostre lezioni dopo questa piccola pausa estiva e continuiamo con gli studi di Nechama Leibovic. Questa settimana studiamo la parasha di Kitavò. Allora, la parasha di Kitavò inizia così e dice: quando giungerai al paese che il Signore Dio tuo ti dà in possesso e lo conquisterai e ti insiederai là, prenderai le primizie di tutti i frutti della terra che tu ricaverai dal paese che il Signore Dio tuo ti dà e li porrai in un cesto. Quindi te ne andrai nel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto come sede del suo santuario, ti presenterai al sacerdote che ci sarà in quel tempo e gli dirai: io dichiaro oggi al Signore tuo Dio che sono giunto nel paese che egli giurò ai nostri padri di darci. Allora, qua si sta parlando della mitzvah dei bikurim, delle primizie, che si dovevano offrire a Kadosh Baruch Hu, le primizie delle sette specie, che si dovevano offrire a Kadosh Baruch Hu quando saremmo entrati nella terra. Allora, cerchiamo di capire qualcosa di questa mitzvah. Vediamo alcune spiegazioni. Allora, il Rambam intanto dice che le offerte di Challah, Bikurim e Terumah, comunque tutte le offerte in generale, dimostravano devozione nei confronti di HaKadosh Baruch Hu e ringraziamento ad Hashem per fare in modo che la persona capisse che tutto viene da HaKadosh Baruch Hu e quindi prima di poter godere di qualcosa bisognava offrirlo a lui come ringraziamento. Prima spiegazione del Rambam. Seconda spiegazione: i bikurim si portavano per fare in modo che la persona diventasse umile. Perché? Perché nel momento in cui lui capisce che tutto viene da Kadosh Baruch Hu, allora non pensa più è merito mio, tutto questo raccolto è merito mio. Andiamo avanti, vediamo un altro commentatore, il Balak Tatitzchak invece dice, ritorna sullo stesso concetto, quindi dice: a Kadosh Baruch Hu è la fonte di ogni bene, e se non portassimo queste offerte sarebbe come se non accettassimo il giogo divino. E sarebbe come se non avessimo timore di a Kadosh Baruch Hu. Quindi capire che tutto quello che abbiamo non è per merito nostro vuol dire avere timore di a Kadosh Baruch Hu. Vuol dire metterci in un angolo in un certo senso e capire che a Kadosh Baruch Hu è sempre presente in tutto quello che noi abbiamo. La Brabanel ancora dice: perché si portavano queste primizie? Per eliminare le passioni materiali dell'uomo. Perché? Perché prima di godere a livello passionale, istintuale e materiale, prima bisognava ringraziare HaKadosh Baruch Hu, quello che noi facciamo anche prima di mangiare, quando prima di poter mangiare qualcosa dobbiamo benedire, dobbiamo fare le berachot per dire a HaKadosh Baruch Hu: tu hai creato tutto, e per ringraziarlo e per chiedergli il permesso. Questo è il primo punto. Vediamo un pochino più avanti, sempre al capitolo 26, il verso 5, che dice: tu poi riprenderai a dire davanti al Signore tuo Dio: un arameo nomade era mio padre. Egli andò in Egitto e vi abitò con pochi uomini. Là divenne una grande nazione, potente e numerosa. Quindi, che cosa si diceva? Nel momento in cui si portavano queste primizie, si faceva una dichiarazione molto strana, che sembra non c'entrare niente con l'offerta delle primizie, ed è una frase che noi troviamo anche nella Gadà. E la frase è questa: si dice essenzialmente, si ricorda essenzialmente che. Vediamo in ebraico: Arami Oved Avi, un arameo nomade era mio padre, traduce, però in realtà si può tradurre anche in un'altra maniera. Comunque, in realtà, noi qua in generale stiamo dicendo: momento di grandissima gioia, siamo in Eretz Israel, siamo arrivati, momento di abbondanza, ringraziamo HaKadosh Baruch Hu per tutto questo raccolto, così dopo possiamo godere in un momento di gioia enorme. Che cosa facciamo? Ricordiamo un momento triste. Ricordiamo il fatto che eravamo in Egitto e che poi Kadosh Baruch Hu ci ha liberato. E ricordiamo anche Lavan che ci voleva sterminare. Arameo Vedavi, un arameo voleva distruggere mio padre. Ricordiamo Lavan. Ora dobbiamo capire che c'entra, perché ricordare la schiavitù, perché ricordare Lavan e come possiamo interpretare l'espressione Arameo Vedavi. Allora, prima spiegazione. Ricordiamo qualcosa di triste per apprezzare ancora di più il momento attuale di gioia.
nel momento in cui siamo arrivati a questo apice di gioia, ricordiamo come siamo arrivati a questo apice di gioia e così apprezziamo ancora di più questa felicità. E ancora, e perché si ricorda Lavan? Perché Lavan, dice la Gadà, era ancora peggio del faraone, perché lui voleva eliminare tutti, mentre il faraone voleva eliminare solamente i bambini maschi. Ma che ha fatto Lavan, essenzialmente? È vero che ha ingannato Yaakov, lo sappiamo bene, ha dato Lea al posto di Rachel, lo ha ingannato per quanto riguarda il compenso, perché Yaakov faceva il pastore da Lavan, e ancora, secondo il commento, voleva portare la famiglia di Yaakov verso l'idolatria, senza porre una netta distinzione tra la famiglia di Yaakov e la famiglia di origine delle mogli. Quindi ci sono diverse colpe rispetto a Lavan. E ancora il Sefer HaChinuch dice essenzialmente perché ricordiamo Lavan qui, perché semplicemente è un esempio, un altro esempio di grandissima bontà che ha fatto Hashem a suo tempo con Yaakov, e lo ha salvato da Lavan. Come lo ha salvato da Lavan? Così ci ha fatto arrivare qua nella terra di Israele a poter usufruire di questo raccolto e a poter portare le primizie. Altra spiegazione ancora: non dobbiamo intendere Arami, cioè l'arameo Lavan voleva uccidere mio padre, ma semplicemente l'Arami, cioè Avram, che era un arameo anche lui, mio padre, era nomade. Come a dire, siamo partiti da una situazione di grandissima difficoltà, perché eravamo pochi, perché eravamo poveri, perché eravamo nomadi, perché eravamo in difficoltà, poi abbiamo passato la schiavitù e finalmente siamo arrivati qua. Tutto questo ci fa capire quanta gioia noi dobbiamo provare in questo momento, e ancora più noi la riusciamo a provare se ricordiamo da dove veniamo. Questo è il punto. Passiamo a un argomento differente e passiamo invece a un altro punto, ossia alla dichiarazione della decima. E un'altra misura era appunto quella di portare la decima, di offrire la decima, un altro tipo di offerta. E dice così: quando avrai terminato di prelevare tutte le decime dei tuoi prodotti, nel terzo anno, anno della decima, e le avrai date alle vite, al forestiero, all'orfano, alla vedova, e le avranno mangiate nella tua città e si saranno saziati, dichiarerai davanti al Signore tuo Dio: ho tolto le cose consacrate dalla mia casa e le ho date alle vite, al forestiero, all'orfano, alla vedova, secondo tutte le prescrizioni che tu mi hai comandato. Non ho trasgredito i tuoi precetti e non li ho dimenticati. Quando fu in lutto non ne mangiai, né feci alcun prelevamento essendo impuro, né detti parte di esso per qualche morto. Ho dato ascolto al Signore, ho fatto secondo quanto mi hai comandato. Dalla residenza della tua santità, dal cielo, volgi a noi lo sguardo e benedici il tuo popolo Israele, la terra che ci hai dato come giurassi ai nostri padri, una terra stillante latte e miele. Allora, che sta dicendo qua? Non solo dovevamo dare la decima effettivamente, la decima parte sempre come offerta al Levi, all'orfano qualche altro dice, e al forestiero, ma prima di dare effettivamente la decima dovevamo dichiarare che avremmo dato la decima. E questo si faceva a Gerusalemme. Perché si faceva? Una cosa molto strana, perché devi prima dichiarare quello che farai, fallo direttamente, invece no. Cosa strana, perché noi abbiamo studiato precedentemente che è meglio non prendere impegni il più possibile, per quanto possibile. Allora qua i commentatori dicono: perché si doveva fare questa dichiarazione? Perché era un modo per incoraggiare l'offerente a dover poi dare effettivamente, perché nel momento in cui era stato pubblicizzato che lui avrebbe dato, in un certo senso sarebbe stato elogiato e quindi sarebbe stato portato effettivamente a mettere in pratica quello che aveva dichiarato. E è interessante qua che si considera l'ego, si considera l'ego dell'offerente e si utilizza l'ego, lo yesser hara, per scopi santi. Cioè, io so che tu, se vai a dichiarare, allora ti senti in un certo senso obbligato perché hai pubblicizzato la cosa e quindi ormai sei stato elogiato e quindi sei più portato effettivamente a mettere in pratica la mitzvah. Molto interessante, dice la Bravanel, che si utilizza la parte, come dire, più egocentrica, lo yesser hara, che vuole essere elogiato, che quindi vuole essere pubblicizzato, e lo si utilizza per scopi santi, affinché lui sia più portato a mettere in pratica la,
la mitzvah. Invece Rabbi Yitzchak Aramah dice perché si faceva questa dichiarazione prima, per promuovere la sua intenzione completa, per prepararlo, perché noi sappiamo che c'è una preparazione alle mitzvot in generale. Scusate un attimo. Ultimissimo punto, in questa parasha noi troviamo le tochachot, le maledizioni o ammonimenti, le benedizioni e le maledizioni. E adesso andremo a vedere in realtà la parte delle benedizioni. E al capitolo 28, verso 1, vediamo che cosa è scritto. Se ascolterai la voce del Signore tuo Dio, osservando ed eseguendo tutti i suoi precetti che io ti comando oggi, il Signore tuo Dio ti porrà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Prima ricompensa, prima berakha, se farai le mitzvot avrai questo. Verranno su di te e ti raggiungeranno tutte queste benedizioni, se avrai dato ascolto al Signore. Sarai benedetto in città e benedetto in campagna. Sarà benedetto il frutto del tuo ventre, il prodotto della tua terra, il frutto del tuo bestiame, il parto delle tue vacche e gli agnelli del tuo gregge. Sarà benedetto il tuo cesto e la tua madia, eccetera, eccetera. Allora, qual è la cosa interessante qua? Che vediamo che viene specificata una ricompensa, una benedizione materiale. Perché una benedizione materiale? Dicono i commenti, non dobbiamo intendere una benedizione materiale fine a se stessa, ma una benedizione materiale che deve essere in un certo senso utilizzata per poter fare altre mitzvot. Perché se io sono a posto dal punto di vista del sostentamento, mi posso occupare di Torah, mi posso occupare di mitzvot senza difficoltà. D'accordo? E quindi, in realtà, è come dire, dicono i maestri, che la ricompensa della mitzvah è la mitzvah stessa. La ricompensa della mitzvah è avere benessere materiale per poter fare altre mitzvot. D'accordo? Secondo punto, è scritto: sarai benedetto quando arrivi e quando esci. Bevoecha uvezetecha. Vediamo alcune spiegazioni. Quando arrivi, cioè in terra di Israele, quando esci, anche in esilio sarai benedetto. Comunque, anche lì il Signore sarà vicino a te. Oppure quando arrivi in questo mondo e quando esci, quando lasci questo mondo, come a dire che tu sarai senza peccato e sarai benedetto sia quando arrivi al mondo, che è ovvio, ma anche quando lasci questo mondo. Questo è un augurio, questo è l'augurio che si fa qui. Ultimissimo punto, verso 9, è scritto: il Signore ti stabilirà come suo popolo consacrato, come ti ha giurato. Sempre è un'altra delle benedizioni che abbiamo letto prima. Il Signore ti stabilirà come suo popolo consacrato, come ti ha giurato, se tu osserverai i precetti del Signore tuo Dio e procederai nelle sue vie. Allora, è scritto Vehalachta bidrachav, questo è un punto importantissimo. Da qua noi tiriamo fuori la mitzvah di imitare a Kadosh Baruch Hu i suoi comportamenti, cioè tutto quello che riguarda il lavoro che noi dobbiamo fare sulle nostre middot, sulle nostre qualità morali. È scritto: come lui è buono, tu devi essere buono; come lui è misericordioso, tu devi essere misericordioso. Quindi è un'imitazione di HaKadosh Baruch Hu che deve essere sempre più vicina all'originale, diciamo così. E è una mitzvah poco nota, ma incredibile, fondamentale. E dobbiamo imitare gli attributi di HaKadosh Baruch Hu, quelli che abbiamo trovato precedentemente nel libro di Shemot, i 13 attributi che vengono rivelati a Mosè sul Monte Sinai, e il fatto che Hashem è misericordioso, che è buono, che è paziente, eccetera, eccetera. E ancora è scritto in ebraico, qua leggiamo al verso 9, che dobbiamo essere santi anche quando camminiamo nelle sue vie. Questa è un'altra spiegazione. Anche quando camminiamo nelle vie del mondo, cioè dobbiamo cercare di elevare la materialità e portarla verso la kedushah, verso lo spirituale. Quello che abbiamo detto prima, ossia la materialità che noi abbiamo, il benessere materiale che noi abbiamo, dobbiamo utilizzarlo solo ed esclusivamente per poter fare altre mitzvot. E questo è l'auguro più grande e la berakha più grande che troviamo in questa parasha. Ci fermiamo qui e ci vediamo la prossima settimana, Bezerat Hashem.